chiaramente siamo molto contenti perché fosse finita 2-0 la serie, poi si metteva una serie veramente molto difficile a riaprirla. Oggi abbiamo vinto una partita dove abbiamo fatto vedere che quello che a noi serve è sempre grande energia, soprattutto in difesa sul perimetro. Noi in gara 1 abbiamo sbagliato, siamo sempre stati molto conservatori sulla palla, aspettavamo che loro eseguissero i giochi, loro sono una squadra che va avanti nei giochi fino a centrare il loro obiettivo. Oggi abbiamo cominciato a negare i blocchi, a negare le uscite, cominciato a mettere molta più pressione sulla palla. Ogni tanto anche abbiamo preso qualche backdoor. Cioè abbiamo sbagliato qualche anticipo, però volevamo veramente farli giocare fuori posizione tutte le volte. Credo che questo sia stato il vantaggio che abbiamo preso all'inizio di 14 punti nel primo quarto. Poi è chiaro che nelle rotazioni, per la panchina più lunga, per una qualità molto più alta, secondo me, che a Milano, loro sono tornati in maniera molto prepotente e sono stato contento di essere riuscito a finire l'ultimo quarto con in campo, insomma, quelle che io pensavo fossero le migliori per poterlo finire. È chiaro che ci siamo mangiati un pochino di vantaggio, però alla fine siamo riusciti ad andare nella maniera corretta, col quintetto giusto e a trovare buone soluzioni. C'è un grosso lato negativo che abbiamo fatto e onestamente non me lo spiego tantissimo, non siamo mai andati a rimbalzo d'attacco, neanche con il 4, con il 5, mai. Forse ho esagerato io nel mettere pressione alla squadra e di correre insieme ai lunghi, perché ci avevano fatto un po' male in contropiede in gara 1. Forse psicologicamente i ragazzi si sono sentiti così, non volevano forse prendere questo contropiede e non sono mai andati a rimbalzo d'attacco. Ne abbiamo presi due contro i 19 che ha preso il Milano, sono 17 palloni che hanno giocato in più loro. Fortunatamente la grande aggressività difensiva ci ha fatto recuperare almeno 10 palloni più di loro e questo è riuscito a colmare questo gap. Ci sono stati degli aggiustamenti sia da parte nostra che da parte di Milano sulla prima partita ed è chiaro che è sempre una partita un po', non dico a scacchi, però insomma, ci si conosce sempre di più e si cerca di aumentare i lati positivi e diminuire quelli negativi. Oggi Monroe e Jimmy Harlow ci avevano fatto malissimo in gara 1, hanno fatto vincere la partita, sono stati giocatori normali, però era chiaro che quello che dicevo alla squadra non basterà fermare loro perché infatti verrà fuori qualcun altro, infatti Finley gli ultimi 6 minuti veramente è stato qualcosa di veramente difficile, ha fatto un canestro davanti a me con Di Bella appiccicato da tre importantissimo, ne ha rifatto un altro importante, ha preso falli, è stato molto molto bravo. E noi, io ripeto sempre la stessa cosa, sono ripetitivo però è quello che penso. Noi se vogliamo andare a strappare una partita a Milano, adesso abbiamo bisogno che tutti quanti, tutti e 9, perché vabbè, Salvatore non è entrato in rotazione, ci diano tanto sia sotto il profilo dell'energia, sotto il profilo dell'attenzione e ogni tanto che qualche canestrino non ci farebbe male, ecco, ma facendo anche una buona partita, nel senso che non so, Phil ha fatto due liberi importanti, purtroppo li ha sbagliati, in gara 1 li ha sbagliati Antana, Phil ha preso un tiro da 3 importante, Aaron pure, abbiamo bisogno ogni tanto che anche la panchina ci dia qualche cosa di più in mezzo a queste rotazioni.